Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua, ben ritrovati, buongiorno a tutti, siamo collegati per seguire insieme in diretta il rilascio dei tassi sulla BCE, vediamo anche cosa succederà in questa live. Stamattina abbiamo fatto un primo ingressino su Euro-Yen che ci ha fatto uno stop out leggero, ma in questo momento, scusate ragazzi che chiudo un attimo qua perché sennò rimane aperto WhatsApp Web e ci fa confusione. Allora, vedo che state iniziando ad arrivare, non capisco se era diretta ok su tutti i canali, ma dovrebbe esserlo, perché vedo che commentate in tantissimi, ma non vedo presenze da YouTube e da Facebook. Vediamo un attimo, prima di cominciare. Mi sentite, barra vedete forte e chiaro? Dovremmo essere live. Ok, sì, a posto, va bene, mi dice anche Gianluca che si vede tutto. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno Daniele, Mariana, Floriano, Manuel, Gabriele, Roberto, Sergio, Enrico, Daniele, Francesco, Giorgio, ok, mi dice tutto ok, Mariana, Damiano, Gianni. Buongiorno a tutti, Floriano, buongiorno a tutti ragazzi, Roberto. Allora, eccoci qua, signori, buongiorno a tutti. Vedo che piano piano poi vi state collegando, come sempre quando arrivate nella live mettete mi piace al video in diretta e condividetelo sui vostri profili personali, così almeno arrivano un po' tutti a vedere Trading Live con Simone, episodio 23, oggi tradiamo la BCE. Buongiorno Barbara, Massimo, Cristina, Stefano, Riccardo, Lidia. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, siamo collegati. Oggi ho spostato, diciamo così, l'orario consueto delle ore 11 per Trading Live con Simone. L'ho spostato alle ore 13:35 perché alle ore 13:45 verranno rilasciati i tassi di interesse, quindi della BCE. Ok, poi alle ore 14:30 ci sarà anche la conferenza stampa della Lagarde. Capisco che questo possa essere magari un orario per molti un po' proibitivo, nel senso che magari se lavorate ad esempio in ufficio verso quest'ora vi finisce la pausa pranzo, quindi magari non riuscite a seguire, però è una cosa d'obbligo. Chi mi segue da tempo lo sa, quando ci sono rilasci di dati importanti faccio sempre queste dirette cambiando gli orari. Quindi oggi l'ho fatta alle 13:35 proprio per questo motivo qua, cioè che c'è la BCE alle ore 13:45. Ciao Thomas, ben arrivato. Allora, vediamo ragazzi, siete iniziati ad entrare, siete 45 presenti, 40 da YouTube, 5 da Facebook, quindi poi piano piano che entrano gli altri chiaramente si allineeranno. Allora, ieri ragazzi abbiamo portato a casa due trade da leccarsi letteralmente i baffi sul GBP dollaro e sul GBP yen, che abbiamo chiuso questa mattina in netto profit. Siamo entrati da qua. Sostanzialmente siamo entrati da qua in sell, siamo entrati da qua, abbiamo preso profitto stamattina qua su questi minimi che per me erano dei minimi considerevoli interessanti, anche perché qui avevo questo livello di Fibonacci. Poi abbiamo preso profitto invece ieri sera sul GBP yen da questo livello qua di 138,97. Entrambe le operazioni ho rischiato l'1% su entrambe le operazioni. Sono andato a fare su GBP dollaro il 5%, su GBP yen il 6%, ok? Quindi l'11% con due operazioni rischiando il 2%. Capisco che per molti sia fantascienza, ma come avevo detto all'inizio del mese del trading, ragazzi, questo è quello che succede. Qualcuno era titubante perché eravamo partiti con dei segnali sbagliati, ma gli stop loss si prendono, si prenderanno sempre, fanno parte del gioco. Immagino che questa operazione di rischio rendimento, entrambe 1 a 10, vi siano particolarmente piaciute, anche perché questo vuol dire, è quello che vi dico sempre, dimostrazioni. Cioè, cosa vuol dire entrare sui massimi, comprare? Anzi, vendere sui massimi, comprare sui minimi, questa che abbiamo fatto ieri è la dimostrazione. Ok? Poi oggi abbiamo provato a fare delle altre operazioni. Abbiamo provato a fare un euro yen che ha stoppato questa mattina su questa, sono entrato su questa zona verde in maniera assolutamente, secondo me, corretta.
stop sopra il massimo, ha stoppato. Adesso ragazzi vi dico quella che è la mia idea per quanto riguarda la BCE. Andrea dice ottimo trade comunque. Ci mancherebbe, ti direi, una 10 di rischio rendimento, ottimo trade, sì. Comunque no, a parte gli scherzi, ragazzi, sono contento che vi sia piaciuto. Adesso mi concentrerò per la diretta. Ok, Manuel, adesso ti rispondo. Mi concentrerò per la diretta su euro dollaro e su euro yen, che sono i due, diciamo, strumenti comparto euro che analizzeremo oggi e che hanno secondo me dei livelli interessanti per poter fare degli ingressi. Adesso poi li vediamo. L'euro dollaro potevamo già essere a mercato qualora fosse arrivato qua stamattina all'interno del rettangolo, ma voglio essere molto preciso, non l'ha preso per 0,8 pips e non sono entrato. Euro yen mi piacerebbe tantissimo andasse a prendere in considerazione anche questo livello qua sopra, che comunque è un livello stratestato e ritestato, come vedete qua, che io lo segno con la zona rosa. Voglio vedere se adesso, durante la BCE, iniziano a scendere, allora comincio a pensare magari lo stesso di fare un ingresso su euro yen, perché poi qua abbiamo un target abbastanza ambizioso preso dal 4 ore, che almeno qua dove vedete la linea dello 0,5. Però diciamo che l'idea che più mi attira e che più mi piacerebbe in questo momento sull'euro yen sarebbe quella di vedere durante la BCE una sporcata di questi massimi per vedere arrivare i prezzi in questa zona verde, entrare qua con lo stop sopra i massimi. Ok, questo è quello che vorrei fare nella giornata di oggi sull'euro yen. Mentre invece sull'euro dollaro vorrei che il prezzo arrivasse in questo riquadro verde o sulla prima linea gialla del Fibonacci o sulla linea nera, per andare a vedere quelli che sono degli ottimi punti di potenziale sell sull'euro dollaro. Ok, sto aspettando che accada questo. Adesso tra un minuto rilasciano effettivamente i tassi di interesse, vediamo se arriva volatilità immediata, manca, vedete, esattamente un minuto, vediamo se arriva volatilità, magari siete leggermente indifferiti da YouTube, per cui vediamo un attimo cosa succede, se arriva volatilità immediata, se non arriva volatilità immediata. Comunque poi vi ricordo che anche alle 14.30 c'è la conferenza stampa della Lagarde, che ovviamente se la diretta non ci darà troppi spunti e non saremo qui in diretta, arriveremo a vedere quello che sarà poi un segnale all'interno dei canali Telegram, ok? Euro-dollaro, Elisa, hai l'ansia di sto euro-dollaro perché sei dentro, euro-dollaro lo shorterò se arriverà su questa zona qua, se invece va giù diretto purtroppo lo devo lasciare andare, a te ti va bene comunque in tutti e due i casi. Thomas mi chiede, operi sia intraday che multiday? Opero intraday, nel senso che apro le operazioni in intraday, ma l'analisi è fatta sul multiday. GBP dollaro long, Fabio? Assolutamente no, proprio zero. Avrebbe dato qualcosa in più, ma va benissimo così. Andrea, ma potevi rimanere dentro, eh? Cioè, io non è che quello vi dico sempre, ragazzi, come vi dico, è legge. Cioè, se pensavate che il GBP dollaro scendesse ancora, potevate rimanere dentro. Io l'ho chiuso per un semplice motivo, che secondo me qui dentro poteva esserci una ripartenza da parte del time frame orario e sono andato a chiuderlo. Poi qua sotto scende ancora, ma va benissimo così, pazienza ragazzi, cioè abbiamo portato a casa già il 5% con una singola operazione, se ci lamentiamo anche quando portiamo a casa il 5%, allora forse vuol dire che abbiamo sbagliato mestiere. Dall'altro lato, cosa che vi dico sempre, meglio sempre pentirsi coi soldi in tasca piuttosto che invece il prezzo che ti ritorna indietro e bam ti va giù, ok? Sì, tassi invariati era abbastanza prevedibile, chiaro. Vale, ti ringrazio comunque per la precisazione. Io sto aspettando proprio l'arrivo, l'ha toccato ragazzi, attenzione, vado sell di euro dollaro, anche euro yen, occhio, trading con un click, tre lotti euro yen vendo adesso. Ok, euro dollaro velocissimamente, tre lotti sell di euro dollaro vendo adesso. Non l'ho visto, ragazzi, stavo parlando, mi avete distratto, non l'ho minimamente visto. È arrivato preciso sul livello, ho venduto adesso, non avevo visto, credetemi, è arrivato preciso sul livello che vi dicevo, adesso per me da qua scende. Stop qua sopra i massimi, mettiamo 1,21,22, gli aggiungo la qua in teoria la mia size predefinita al 5 lotti, gli aggiungo la posizione nel caso in cui torna verso l'alto, ok?
quindi se torna a 1,2113 gli aggiungo un altro due lotti da parte di euro dollaro. Vedete che adesso qua ovviamente siamo andati subito sotto, occhio euro yen, stop di euro yen ragazzi 125,70, ok? 125,70 lo stop. Chiaramente chi non è in diretta con me mi dispiace, però queste sono le operazioni che si devono fare. Euro dollaro gli metto aggiuntina di size, se si blocca un attimo, se no qua aspettate che gli prendo anche il livello di stop da euro dollaro, livello di stop di euro dollaro 1,2125, ok? 1,2125, questa zona qua, ok? Quindi vedete che ho messo entrambi. Chiaramente stiamo tradando live, ragazzi, quindi dovete cercare, diciamo, di mettervi al passo, ok? Rischio circa tra le due operazioni in totale poco più dell'1% su queste due operazioni. Ho comprato un po' di foga perché ho visto che ha toccato proprio perfettamente la zona e stava venendo giù. Adesso vediamo un attimo, perché effettivamente quello che doveva succedere è successo. Vedete che anche euro yen è arrivato precisamente nella zona verde che vi dicevo. Non ho comprato benissimo perché è stato troppo veloce il movimento e quando ho cliccato me l'ha preso da più in basso. Ci sta che sui dati possano succedere queste cose qua, ragazzi. Comunque mettiamo un attimo a 5 minuti per vedere anche quello che è il movimento della candela, però queste sono due posizioni a livello mio personale assolutamente corretto, ok? Vediamo che succede. Per me queste, ripeto, sono due posizioni assolutamente da fare e da questi livelli che vi avevo detto prima della diretta, se adesso vengono giù, vi metto già anche zone di target. La zona di target dell'euro yen a 4 ore è 125,30, quindi aspettate che euro yen vi metto la zona di target a 125,30, quindi mettiamolo giù. Ok, eccolo qua, chiaramente è un rischio rendimento molto alto anche questo, vediamo poi ovviamente come andrà. Mentre per quanto riguarda l'euro dollaro, che adesso sta leggermente salicchiando, vi vado a prendere il livello di target anche da qua, sempre sul 4 ore abbiamo un 1,20,00, ok? Di euro dollaro come livello di target, 1,20,00. Ve lo devo tirare bene. Se poi ragazzi va stop, ripeto qua, pazienza, ho rischiato 0,5 per operazione qua dentro, come vi ho detto prima. Seguiamolo qua da TradingView, tanto comunque si vede benissimo anche da qui. Diciamo che se va, qua io sono entrato, vedete che c'è questa candela verde a 30 minuti. Per me questa è un ingresso, diciamo, da livello perfetto, ok? Stop loss di euro yen, ragazzi, aspettate che ve lo ridico, solamente un secondo, perché il mercato è abbastanza veloce, 126,71 gli ho messo qua in alto, ok, 126,71 lo stop di euro yen, euro dollaro 1,21,26 lo stop, 1,21,26, ok, quindi questa diciamo qui sopra, questa zona qua. Questa è anche da cancellare perché ieri è stata ripresa, questa inefficienza qua, quindi è stata tolta. Adesso vediamo ragazzi sull'uscita della BCE, ovviamente operare su un dato con degli stop così vicini è un qualcosa ragazzi che può lasciare anche modo al mercato di prenderti gli stop, no? Però come avete visto e come vi ho detto prima, questi per me sono due livelli importanti in cui è giusto entrare a mercato e vado dentro nel mercato in questo momento qua, quando il prezzo mi prende i miei livelli che ancora prima dell'uscita del dato io avevo stabilito, indipendentemente dall'uscita del dato, no? È arrivato un po' di volatilità, l'abbiamo persi perché è entrato un po' peggio rispetto a quello che sarei voluto entrare, perché qua ad esempio euro yen avremmo dovuto entrare da 60 e euro dollaro avremmo dovuto entrare da 14, però vabbè, comunque si è riusciti a entrare. Vediamo, euro dollaro mi ha seguito anche molto basso, mi ha seguito 1,2100, ho peggiorato la posizione di 15 pips che è tanto, infatti non mi è piaciuta tanto questa qua di euro dollaro che ho fatto, perché con un attimo più di freddezza avrei potuto anche aspettare un ritorno su, però poi se piombava giù effettivamente prendevamo un trade
che era da fare assolutamente. Seguiamoli adesso, questi qua erano i due strumenti che vi avevo detto prima della diretta avrei fatto qualora i prezzi fossero arrivati nelle due zone, e sono andato a farli esattamente in questo modo qua. Adesso vediamo ovviamente cosa può succedere. Ho rischiato 0,5 su una posizione, 0,5 sull'altra. Se prendiamo degli stop, pace, perché queste per me erano due posizioni che vi ho detto da fare, ok? Adesso un secondo, non ho aggiunto posizioni, ok? Allora, vi ripeto le posizioni, euro-dollaro, ve le scrivo anche, vediamo, aspettate che vi metto colore rosso così si vede meglio sul fondo bianco. Allora, euro-dollaro, stop loss 1, 21 e 26, target profit 1, 20, 00. Ok, questo è euro dollaro, euro yen, quindi EJ, stop loss 1, 126 e 71, TP 125 e 30. Questi i due valori, ok? Delle due posizioni fatte. Ok, rischi rendimenti molto importanti, le due esecuzioni erano da fare a 1,2114, quindi l'entry price di euro dollaro 1,2114, io sono incazzato perché l'ho peggiorato, ma pazienza, e l'entry di euro yen era da fare a 126,60. Vedete perché sono incazzato? Sono incazzato perché se avessi fatto le robe come Dio comanda, sarei già sopra di una trentina di pips sommando tutti e due. Invece più o meno sono a zero adesso, ok? Se guardate qua, vedete che sono più o meno a zero. Euro sono un po' sopra perché l'ho preso un pochettino meglio. Euro dollaro sono, vedete, leggermente sotto. Per cui niente, questo è. Comunque seguiamole da vicino, vediamo cosa succede. Non aggiungo per il momento altre posizioni, anche perché avendo peggiorato il mio prezzo d'ingresso, la mia size piena è stata comunque questa di tre lotti e tre lotti, quindi vediamo ragazzi, ok? Queste, ripeto, per me erano posizioni assolutamente da fare che vi ho annunciato prima della diretta, che qualora il prezzo si sarebbe potuto anche lavorare con dei pendenti, ragazzi, ok? Questo ve lo sottolineo, e con questo sistema si può fare, però a me sinceramente non piace più di tanto, ok? Però vabbè, la volatilità è stato un momento di volatilità alta, siamo riusciti a entrare come siamo riusciti a entrare, l'importante è esserci, le due posizioni sono giuste. Perché vi dico, perché se avessi preso di riferimento le due entry precise non è che sarebbe cambiato niente, perché se mi stoppa uguale. Però avrei potuto mettere, ad esempio, su euro dollaro non avrei messo tre lotti, ne avrei messi sei. Ok, su euro yen ne avrei messi tre, probabilmente ne avrei messi cinque, ok? Però vediamo ovviamente cosa succede. È chiaro che se adesso le notizie della BCE rafforzano l'euro e l'euro ci, diciamo i prezzi ci vanno contro, ci prendono gli stop esattamente come li avrebbero presi, ok, se fossimo entrati giusti. Quindi io ho rischiato 0,505, andrò poi a segnare queste operazioni nel computo del mese del trading e vediamo. Vedete, adesso stavano andando bene, poi adesso stanno leggermente ritracciando, per cui vediamo ragazzi, ok? Ripeto, qua siamo a mercato, vediamo poi il da farsi nel corso del pomeriggio. Se rompe questa zona qua verde, la vedo abbastanza grigia, ok? Idem euro yen, se rompe questa zona qua verde, la vedo abbastanza grigia, però vediamo chiaramente come si muovono. Grande Ale. Allora, poi Thomas dice: magari la domanda è stupida, quante operazioni fai in un mese? Il rischio complessivo ad operazione quanto è? Sul rendimento penso di aver capito. Io rischio o lo 0,5% o l'1% ad operazione. Thomas, operazioni in un mese, adesso nel mese di dicembre penso di essere forse a quota 12 operazioni. Dipende tanto. A me non piace mai dare un numero, neanche una media, perché magari c'è il mese che i livelli mi consentono di farne tante, il mese che mi consentono di farne poco. Non troverai mai chi ti dice ne faccio X, cioè quello che c'è faccio, tutto qua, ecco, diciamo la questione è questa. La questione è questa.
Qui vediamo, ragazzi, già, allora guardate, vi metto 30 minuti che è questo, deve tenere questo livello qua verde, ok? Se non tiene questo livello qua verde, mi inizia a puzzare un po' di bruciato la situazione, però vediamo, Teoricamente l'ingresso perfetto sarebbe dovuto essere stato fatto dalla linea nera, ok? Chi vuole mettere un'altra posizioncina dalla linea nera aumentando leggermente il suo rischio, lo può tranquillamente fare. Chi vuole mettere un'altra posizioncina di euro yen dalla linea verde lo può assolutamente fare e così via. Ok, io non lo faccio perché tanto ho messo il mio rischio pieno comunque da in basso, tanto abbiamo un target talmente ampio che anche nel caso in cui il prezzo dovesse scendere mi basta comunque essere a mercato anche così, ok? L'euro-dollaro sta facendo un po' adesso, diciamo, mi aspettavo che questa di stamattina potesse essere stata una finta, infatti vi avevo detto, avete visto anche comunque quella cosa che vi dico sempre, ragazzi, cioè se vi date dei livelli di prezzo, entrate sui livelli di prezzo che vi date, non pensate di prenderla in maniera, cioè arrivato vicino, allora entro, no, aspettate che il prezzo arrivi dove volevate che arrivasse, ok? No, mi dispiace solamente essere entrato, il fatto che il broker mi abbia eseguito così, però ci può stare, ragazzi, è in volatilità una roba che ci sta. Vediamo, ragazzi, se avete da fare qualche domanda, fatemela pure nei commenti. Se volete chiedermi qualcosa, sapere qualcosa riguardante le posizioni, fatemela pure nei commenti. Se invece è tutto chiaro, queste sono le uniche due cose, ragazzi, che farò oggi. No, che vai, Elisa, sell. Siamo andati sell euro-dollaro e siamo andati sell euro-yen. Queste sono le uniche due operazioni, ragazzi, che farò per oggi pomeriggio, anche perché sono le uniche due operazioni che avevo preparato per la giornata di oggi che a mio avviso potevano essere interessanti. Ok, NZD CAD, mi chiedete se è short, non ce l'ho forse neanche salvato qua. Sì, è short, però un po' basso. È un po' basso. Comunque vedete anche euro-dollaro come al momento la struttura di mercato sia comunque ribassista, ok? Vedete che ve l'ho segnata anche sul 4 ore con questi massimi e minimi decrescenti, comunque vedete che qua siamo a favore di struttura sul mercato, quindi questi sono trade che sono assolutamente corretti, sono poi da vedere chiaramente come vanno. Se mi dite prendi lo stop, lo accetti? Certamente sì. Io credo che se fate parte del mese del trading... Giovanni mi dice che fine ha fatto Davide. Davide lo sto lasciando in una teca di vetro, ragazzi, perché sto mese qua sta guadagnando 15K, quindi lo lascio lì nella sua teca di vetro a fare le sue belle cosine, perché mi ha chiesto di non essere distratto e quindi tanto le dirette poi le faccio io e va bene così. Ma lo sto lasciando lì perché sta facendo un bel mese, quindi lo lascio lavorare in santa pace. È anche giusto comunque che diciamo lo lascio tranquillo a fare quello che deve fare, non facciamo sempre dirette insieme, ok? Damiano dice: io ho venduto a 1,2117, ti è andata di lusso. Lorenzo mi dice: come hai fissato i livelli? Tramite un metodo che a gennaio poi spiegherò, ok? Che sto facendo da poco, eccetera, eccetera. Allora, Christian, stop loss e take profit delle operazioni. Allora, euro-dollaro, stop loss 1,21 e 26, take profit 1,20 e 20, ok? Euro-yen 126 e 71, lo stop 120, 125 e 30, il target profit, ok? Queste due sono le due cose. Allora, leggo un attimo la domanda di Enrico. Vi lascio qua i livelli intanto.
Sì, esatto, Thomas, assolutamente sì, assolutamente sì. Utilizzo l'analisi ciclica, che è sempre la mia base, più l'aggiunta di questo sistema qua che sto introducendo adesso, che nessuno ancora conosce, che svelerò a gennaio. No, Floriano, le operazioni comunque le lasciamo aperte, se non vanno a stop le lascio aperte, ok? E se non vanno a target le lascio aperte. Il gold è sceso tanto ieri, lo lasciamo andare al momento, non mi intriga particolarmente, lo lascio, sta facendo un po' su e giù, quindi lo lascio lì per il momento. Vedete ragazzi che l'euro-dollaro adesso o tiene questo livello qua verde dove è arrivato adesso, oppure mi piace già meno, ok? Oppure mi piace già meno, perché se non riesce a arrivare a tenere questo livello qua, probabilmente vuol dire che questo livello non era così importante come io pensavo, ok? Se non lo arriva a tenere, se invece lo tiene adesso, può scendere notevolmente, ok? Vediamo chiaramente cosa fa. GBP dollaro è salito tanto, sì, GBP dollaro è salito tanto, ma ci sta, questo, in questo momento molto probabilmente abbiamo sia una forza di euro che una forza di sterlina, ragazzi, quindi non ci sta, ma per me GBP dollaro non è mai da fare long in questo momento, struttura completamente ribassista, ieri abbiamo fatto un bel sell da là, quindi è uno strumento da tenere in considerazione ancora per dei sell, cioè le salite che farà mi serviranno poi per vendere ancora, ok? No, ma FTMO posso andare overnight, ragazzi. Ok, posso andare overnight con FTMO. Gianlu, vieni un secondo per favore, veloce, che ci sta suonando qua. Scusate, ragazzi, che mi suona il telefono. Allora, FTMO non posso solamente andare overweek, Floriano, quindi oggi, essendo giovedì, posso tenere aperto. Allora, i livelli di stop loss e take profit ve li ho lasciati lì, poi la Lagarde arriva alle 2:30, ragazzi, la Lagarde arriva alle 2:30, lei porterà volatilità, ma ripeto, tanto questi livelli sono indipendenti dai dati, ok? Sono indipendenti dai dati, non hanno grosse, il dato, cioè il fatto che i tassi di interesse rimanessero invariati e tutto era una cosa saputa e risaputa, quindi cioè il dato in sé, lo sapete quello che penso io, serve solamente per far muovere il mercato in volatilità, esattamente per far fare quello che avrebbe dovuto fare. Adesso qui il fatto che stia facendo questa salita non mi lascia pensare, cioè, o meglio, se esce fuori dal livello, come ho detto, non mi fa pensare bene, nonostante comunque io lo stop ce l'ho là più in alto. Perché? Perché questo è un livello di prezzo che per me avrebbe dovuto tenere. Infatti vedete che se adesso non regge, cosa non fa, vedete che probabilmente adesso qua siamo già stop con l'operazione, ok? Di euro-dollaro, quasi, lo sta quasi per prendere, e vedete che l'ha preso adesso e ci ha fatto saltare, e incassiamo lo stop. Adesso bisogna vedere cosa fa qua. Voglio solamente vedere, perché qua c'è questo livello rosa che è un livello interessante qua però qua è stato ritestato più volte. Fatemi solamente vedere una roba qua, E questo livello qua rosa posso anche prolungarlo qua, che è l'altra zona da cui valuterei una vendita. Sull'orario in questo momento sta ripartendo, 30 minuti è messo così, da questa qua è un'altra zona da cui valuterei una vendita. Euro-yen anche, vedete che se non tiene questo livello neanche l'euro-yen non si è messi bene, aspettate che cancello qua, ok, si è preso stop euro-dollaro, ragazzi, ho visto. Adesso vediamo. Se questo torna dentro e ritesta, bisogna vedere. Adesso questo qua lo cancello perché comunque questo livello qua non ha tenuto, ok? Questo livello qua non ha tenuto, quindi sicuramente questo è da incassare. Euro-yen invece siamo ancora a mercato, il livello qua sembra che stia tenendo adesso. Vediamo un attimo, ok? Questa potrebbe essere stata, vedete che qua ci sono una serie di massimi molto importanti che erano stati sentiti anche precedentemente. Questa di Euro-yen potrebbe essere stata anche una zona interessante su cui sono andati a prendere dei stop out, questa qua,
per chiudere questa zona qua e poi potrebbero scendere. Però anche qui, ragazzi, bisogna vedere, cioè non è detto assolutamente che l'euro yen venga giù, ok? Quello è un livello su cui secondo me vale la pena vendere, ok? Poi bisogna vedere il prezzo che fa. NZD CAD, Riccardo, ti ho risposto prima, ma non mi concentro adesso sugli NZD perché non fanno parte del comparto euro, stiamo tradando sulla BCE, quindi poi eventualmente chiedimelo nella diretta di domani. Devi ricordarti di chiuderle tu, perché sennò in automatico ti chiudono il conto, Alessandro. Ok? Poi vediamo se ci sono altre domande. Aspettate intanto che vi vado a segnare lo stop dell'euro dollaro. Mi apro la tabella Excel. La tabella Excel è qua. Allora, abbiamo fatto euro USD, rischio 0,5%. Ah, sì, qualcuno prima mi ha chiesto, ragazzi, perché sulle due posizioni di GBP dollaro e sulle due posizioni di GBP yen ieri ho rischiato l'1 e non lo 0,5%. Perché erano due posizioni, adesso poi magari dopo, verso la fine della diretta, andiamo a vederle, erano due posizioni che avevano una serie di indicazioni molto molto importanti, ancora di più di quelle che avevano oggi l'euro dollaro e l'euro yen, ok? Quindi per questo motivo qua ho fatto un rischio di 1%. Come vi dico sempre, il rischio e il money management va letto e capito prima e va calcolato anche in base a quelle che sono delle conferme dei trade che hanno più conferme, meno conferme, più un azzardo, meno un azzardo. Vedete che su alcuni, tipo quelli di ieri di dollaro CAD, ho rischiato addirittura lo 0,2%, ok? Per cui ci può stare assolutamente questa cosa qua da fare. Vediamo che adesso qui l'euro dollaro ci ha stoppato, poi rimaniamo a mercato con l'euro yen con un altro rischio di 0,1,20,20, perché qua ho segnato 120, non si sa, 1,21,14, 1,21,26. Rischio rendimento, dopo lo vediamo, meno 0,5. Capite, ragazzi, perché prendere gli stop a me interessa molto poco? Perché tanto ti bastano un paio di operazioni, tre o quattro operazioni, per far andare dritto il mese con questo sistema, ok? Il fatto che io adesso perda 0,5 con euro dollaro mi va bene, perché se avessi preso avrei preso tanto, ok? Quindi va benissimo. Poi si può anche rientrare eventualmente nella giornata di oggi, adesso qua lo stiamo guardando a 30 minuti, vedremo poi cosa succederà, va bene? Qui al momento ancora non entro, non rientro, perché? Perché non mi sta lasciando per il momento una grossa situazione, anche se qua, adesso che vedo bene, c'è questa candela che non era stata ancora ricolmata precisamente, che in realtà ha tenuto. Vediamo, me la segno comunque, ragazzi, perché potrebbe essere una candela leggermente interessante, però voglio vederci un po' più chiaro al momento, e tanto abbiamo già rischio ancora sull'euro yen, sempre con parte zona euro. Mi dispiacerebbe perdere il sell di euro dollaro, perché è uno strumento che avrei, che mi è piaciuto prima, e non mi dispiace anche adesso, anche se poi andrà su, quindi al momento la nostra posizione è stata fatta in stop out per questo motivo qua. Come vi dicevo prima, per me risulta, diciamo così, performante anche accettare degli stop loss per prendere però delle operazioni che sostanzialmente hanno un rischio rendimento molto molto alto, ok? Quindi ad esempio euro yen ad entrare a 126,60, questa e stoppiamo a 126,71 e prendiamo target nel caso che arrivi a 120,30, ok? Sì, 120 magari no, 125,30. Capite che sono tutte operazioni con un rischio rendimento molto molto alto, quindi vanno bene così. Infatti sì sì, ancora può entrare su dollaro yen, Simone, su euro yen assolutamente sì,
magari euro yen non segnarmelo subito in rosso, grazie. Vi stavo dicendo, ragazzi, vedete come attualmente poi i conti, come vi dicevo anche all'inizio, quando ho sbagliato tutte queste operazioni di seguito, si fanno alla fine, però siamo meno 1, meno 1, meno 1, meno 1 fa meno 4, più 2 fa meno 2, meno 1 fa meno 3, più 4 fa più 1, meno 2 fa meno 1, più 11 fa più 10, adesso siamo al 9% di profitto all'interno di questo mese, anche per chi sta partecipando al mese del trading, che chiaramente ha replicato tutte le operazioni. Questi sono dati che io ho tenuto dall'inizio, vi ho fatto vedere dal primo giorno e sono lì per tutti da vedere, ok? Where is euro dollaro? Eccolo qua. Concentriamoci sull'euro yen che abbiamo ancora mercato. Chiudiamo magari un pochettino questa zonettina qua e vediamo se la situazione qua risulterà interessante o meno. Qua qualcuno che ha fatto sell stamattina c'è stato, quindi questa potrebbe essere stata una caccettina, per cui ci sta. Adesso alle 2:30 arriverà la guard. La BCE ha aumentato gli stimoli di 500 miliardi, non mi sembra una grande notizia per euro, nemmeno a me. Vediamo poi, ragazzi, penso che il movimento ci possa poi essere all'arrivo della Lagarde in conferenza stampa, al movimento, diciamo, di sell se arriverà, oppure sull'apertura americana. Penso queste due cose qua, eventualmente vediamo poi come comportarci su questi livelli qua, ok? Fammi vedere solo un secondo quanto rischio qua di euro yen. Rischio qua in alto, sì, 500. Adesso a breve vi dico, ragazzi, anche se aggiungo la posizione su euro yen, perché rimango ancora in valutazione, perché non voglio aggiungere prima che arrivi la Lagarde, perché tanto avrebbe, secondo me, un po' poco senso. Però vediamo un po'. Vediamo un po'. Adesso qua tanto siamo a mercato, vediamo un attimo che succede, sai che guardo se qualcuno, se avete domande, ragazzi, fatemele nei commenti. Allora, cercando di vedere un po', perché euro yen, comunque, avendo, diciamo, messo la posizione in modo peggiore rispetto a quello che effettivamente avrei dovuto fare, mi sarebbe piaciuto poi anche eventualmente aumentarla, però adesso vediamo un attimo, Tanto già così se va giù non è male. Fammi vedere quanto ho perso sull'euro dollaro. Euro dollaro gli ho lasciato un 5 centino al mercato, un po' di più, 5,50, che mi è entrato peggio di quello che pensavo anche, quindi ci sta, possono capitare queste cose. Enrico mi dice, mi manca la risposta alla domanda di prima, aspetta che la ricerco. Ah sì, scusami, è vero, l'avevo letta. Allora, sulle tue piattaforme hai un indicatore che ti dice quanti euro rischi in base alla percentuale, perché spesso sai già quanto rischi leggendo sullo schermo. No, semplicemente i miei, diciamo, le mie zone d'ingresso me le metto prima, quindi io già qua sapevo che sarei dovuto entrare con uno stop là in alto e un target lì in basso, quindi il mio rischio è calcolato precedente, perché so già i livelli di mercato a cui entrare e con quale size entrare, quindi non ho nessun tipo di indicatore, perché, come vi dico sempre, secondo me non serve, tanto le operazioni sono preparate prima. Floriano dice anche tu idem e Giorgio idem, ragazzi, perché mi avete fatto tante domande, quindi magari me le sono perse. Floriano, se questa è la tua domanda, Floriano, ti ho risposto. Non devo chiudere questa sera perché con FTMO posso andare overnight, non posso andare over week, ma oggi è giovedì, quindi non devo chiudere. Se invece la tua domanda era un'altra, perdonami, riscrivimela, grazie. Poi... Giorgio,
Dove mai chiesto? Euro-dollaro sta andando giù, ragazzi, lo vedo, però adesso qua bisogna vedere, perché ha svuotato su quel livello lì che l'ha tenuto. Adesso qua eventualmente una posizione la riprovo, però non voglio essere troppo anticipatore, ecco, diciamo così, anche perché tanto vedete che più o meno fa lo stesso movimento, siamo dentro anche con euro-yen. Vedete, ragazzi, sapete che io nel trading alla sfiga non ci credo, però ho battuto 1.21.26.3 e ci ha stoppato a 1.21.26, Sapete che io queste cose qua non ci credo tanto, però ogni tanto un attimino più di fortuna non era neanche male. Lo so, Simone, ma a gennaio lo faremo, vai tranquillo. Però questa, ragazzi, è una roba veramente potente, quindi... Floriano dice pensavo che fosse venerdì. Poi, allora, se si va over week con FTMO cosa succede? Se vai over week col conto, quello vero, ti chiudono il conto, non puoi avere posizioni che lasci aperte nel weekend. Poi Giorgio, ok, dice sì, vogliamo sposare lo stop. Ok, se avete messo lo stop una manciata di pips più in alto, siete ancora dentro, va benissimo. Ok, ah, vedete che io adesso ho euro yen che è leggermente inattivo, proprio poco, però ragazzi, qua ho talmente un range ampio di target che pazienza, cioè mi ha preso lo stop. Mi girano le balle perché mi ha fatto stop out euro dollaro, quello sì, però vabbè. Adesso sta scendendo anche. Stavo cercando di vedere un attimo qua una roba, perché a me sta situazione qua che ha fatto mi sembra un po' strana. Scusate ragazzi, perché ogni tanto mi analizzo anche le cose ad alta voce, Cioè penso ad alta voce. Perché questa qua che ho segnato l'ho segnata giustamente qua a 5 minuti, perché qua non era stata ripresa. Questo è da togliere perché non mi serve più. Vediamo un po' che succede. Qua potrebbe aver fatto quella che io chiamo caccia, stop out di quelli che si erano messi sell qua, li ha stoppati stamattina, e di quelli che si erano messi sell qua li ha stoppati adesso. Quindi questo qua potrebbe essere una bella zona. È andato a ricolmare questo vuoto verde che aveva lasciato. Questo qua per me di euro yen è un bel trade. Non ci sono grosse controindicazioni. Fra l'altro su... TM sotto l'orario euro-dollaro fa le candele che noi cerchiamo per lo short, vero? Le cerco su tutti i time frame. Non c'è un modo per evitare... No, ragazzi, cioè, io non riesco a capire i ragionamenti che voi fate, ve lo giuro. Cioè, gli stop si devono accettare. Cioè, voi vi dovete togliere dalla testa il fatto che gli stop loss non sono roba da prendere. Cioè, ieri... Vi faccio un esempio. Dovete sempre guardare i due lati della medaglia e mettere sempre il doppio peso sulla bilancia. Cioè, cosa vuol dire? Mi spiego. Ieri, se io avessi allontanato lo stop su GBP yen e su GBP dollaro perché avessi utilizzato la tecnica, probabilmente non mi avrebbe buttato fuori oggi dall'euro dollaro, ma avrei abbattuto il mio rischio rendimento su euro yen. Ma sai, Andrea, perché ti girano? Perché non hai ancora la mentalità da trader professionista, te lo dico molto sinceramente, perché se tu avessi la mentalità da trader, gli stop loss ti farebbero un baffo. Io sono in diretta con voi, ho perso 600 euro sull'euro dollaro, ma la mia faccia, la mia voce è cambiata. Ma ragazzi, il mercato è così, amen, cioè era un livello da cui...
la domanda che vi dovete sempre fare quando prendete uno stop è questa: ho fatto un'operazione che da mia metodologia risultava essere un'operazione corretta? Risposta sì, risposta no. Se la risposta è sì, chiusa la partita, euro-dollaro, non lo sto neanche più guardando, perché lo guardo dopo se voglio rientrare, mi ha stoppato. Ieri dollaro CAD, che ha stoppato tre volte, ci ha stoppato, ma non l'ho neanche più guardato. Ieri pomeriggio, quando qualcuno mi scriveva che sta andando su, ma va bene, lascialo andare su, per me i livelli che aveva sotto li ha invalidati. Ma infatti questo poi, dopo aver invalidato questi livelli, per me non era un long, infatti oggi ne è stata la dimostrazione. Ok, cioè non è un problema, ragazzi, il mercato dà, il mercato toglie, questo lo farà sempre, a qualsiasi tipo di livello voi vi troviate. L'importante è semplicemente che andate a fare delle operazioni che ritenete giuste, ok? Se l'operazione non la ritenete giusta, vi faccio un esempio: se fossi stato stoppato sull'euro-dollaro, adesso vi rimetto quello che avevo segnato prima qua, così almeno lo vediamo. Vi faccio un esempio: se io avessi tirato il mio Fibonacci, cosa che faccio da qua a qua, ok? Avessi fatto il rettangolo che avevo segnato prima, quindi in questa zona qua, questo qua, ok? Avessi segnato questo rettangolo. Se io questa mattina fossi entrato qua, su questo, aspettate che sennò non lo vedete, e mi prendeva lo stop qua e mi buttava fuori, mi incazzavo come una iena, ragazzi. Perché? Perché non era questo un ingresso da fare, perché è arrivato sul livello dove io credevo che il prezzo sarebbe arrivato. Risposta no. Quindi era un trade che dovevo fare? Risposta no. Quindi ho preso uno stop che posso accettare? No, perché sono un coglione che ho fatto un'operazione che non dovevo fare. Ok, questa è la domanda che vi dovete sempre fare quando andate a mercato, indipendentemente che prendiate il target, indipendentemente che prendiate lo stop. Io capisco, ragazzi, che vi gira le balle quando prendete gli stop. Anch'io stavo meglio prima e non dopo aver perso 600 euro, ma questa è una cosa chiara. Però vanno misurate le cose, ok? Vanno misurate le cose. Perché so che poi tanto quando faccio il trade come ho fatto ieri su GBP dollaro e su GBP yen, ragazzi, gli stop che ho preso prima sono un ricordo che li mangiamo a colazione, cioè eravamo sotto di uno, siamo sopra del 10% in un mese, ma di cosa stiamo parlando? Cioè bisogna pesarle le cose, ok? Bisogna pesarle. Io quando siete entrati nel mese del trading, cosa vi ho detto? Vi ho detto: i risultati ci saranno e stanno arrivando. Quando all'inizio perdevamo, cosa vi ho detto? Non vi preoccupate che i risultati ci saranno e stanno arrivando. Prima che iniziaste il mese del trading, se avete letto la mail di benvenuto tutta come va letta, cosa vi ho scritto? Vi ho scritto: non concentratevi solamente sui risultati, perché i risultati arriveranno, ma il modo in cui arriveranno sarà diverso rispetto a quello che potete pensare. Perché se io vado a fare la conta delle operazioni, la prima cosa che voi pensate, se andate a fare la conta, prendete uno che fa matematica, che non conosce il trading, e gli dite: sono entrato in questo gruppo di trading nel mese di dicembre, ok, io ci entrerò nel mese di gennaio, se parteciperete al mese di gennaio, ho fatto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 operazioni. Su 19 operazioni ho preso 2 stop a 0, ho preso 4 take profit, 5, ok, con questa chiusa a 0 che ho segnato in giallo, ho chiuso 5 operazioni in attivo, ho preso 2 stop a 0 e ho fatto 5, 2, 19, ho fatto 12 operazioni in negativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, 10, scusate, ok, 10 operazioni in negativo, perché chiaramente una è ancora aperta. Ho fatto 10 operazioni in negativo. Uno che sente una roba di questo tipo vi dice: bene, hai perso per forza 110%. Perché? Perché la gente crede che il trading sia fare il avere la tecnica che ti fa fare il 90% di probabilità statistica di successo e tutte queste minchiate che vi inculcano per vendervi la roba, ok? Poi entrate nel mese del trading e rimanete con gli occhi così, perché guadagnate 10% in un mese con 4 operazioni giuste. Perché? Perché se uno utilizza un money management corretto e utilizza un metodo di trading corretto, ok? Vedi che mi incazzo, mi vengono i brufoli, e utilizza un metodo di trading corretto,
ragazzi, non si va, non c'è scampo. Cioè, se voi chiedete alla gente che è dentro con me, stamattina mi ha mandato un messaggio Manuel, che mi ha scritto: sto per passare anche la fase di verifica nel giro di 5 giorni, grazie ai tuoi segnali e soprattutto grazie alle operazioni di ieri di GBP dollaro e GBP yen. Ma io gli credo a Manuel, ok? Gli credo perché? Perché semplicemente con 4-5 operazioni verdi, poi lo vedrete anche domani che vi farò vedere i risultati, ok? Cioè, dai risultati, ragazzi, non si scappa. Poi voi potete anche ascoltare quelli che vi dicono il metodo di questo, il metodo di quell'altro, ho gestito questo, ho gestito quell'altro, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Poi vi vendono la roba, non imparate niente e poi arrivate da me e dite: Simone, ho preso la fregatura perché c'è stato il broker che mi ha proposto questo, non ha fatto questo, poi allora posso recuperare i miei soldi, però mi ha detto che per recuperare i miei soldi devo depositare altro. Perché ne sento tutti i giorni di queste cose, ragazzi. Poi magari arrivate da me e capite che la cosa è differente, perché poi io cosa faccio? Vendo un programma che ha dentro il triplo dei corsi che hanno dentro gli altri, lo vendo a un quarto dei prezzi che trovate sul mercato, perché non me ne frega niente, perché tanto quando ieri ho guadagnato 4.000 euro col GBP dollaro e col GBP yen, ma sapete quanto mi interessa dei 1.000 euro che mi entrano del corso? Mi interessa, va bene, vanno ad implementarmi quello che ho un guadagno, perché le mie conoscenze, come vi dico sempre, le devo far pagare e non vi dirò mai niente gratis, ma non mi interessa, perché probabilmente quelli che vi vendono, ok, le robe a... Mi ha fatto l'esempio qualcuno che mi ha chiesto ieri quanto costa il corso di un trader che c'è in giro sul mercato, anche probabilmente che tutti conoscete, tra i più famosi, propone un percorso base che costa 6.000 euro, ragazzi. Ma io l'ho detto, ma quella è truffa, cioè io non vi venderò mai niente ad un determinato prezzo, ma perché non mi interessa, cioè io do la possibilità a tutti di studiare, poi se uno si vuole fidare, si fida, ma non c'è neanche questione di fidarsi, cioè questione che venite qua, vedete i risultati e se non fate e non seguite il percorso, per me è una follia, ok? Perché se uno all'epoca, 6 anni fa, quando io iniziai, mi avesse fatto vedere queste cose, avrei detto va bene, invece io mi sono fidato perché mi raccontavano le favole, tutte quelle che vedete in giro, manipolazione psicologica, tutte queste cose che ci sono in giro sul mercato e poi vi portano a fare sta roba qua, ragazzi, ok? Ma è così ragazzi, poi nessuno però vi dice le cose che vi dico io fuori dei denti. Qua siamo al mercato con euro yen, vediamo se perdiamo anche sull'euro yen, che perde un altro 0,5%, ragazzi, avrò portato il mio rendimento del mese al 9% anziché al 10%, cioè anziché al 9,5%, e pazienza, ok? Allora, non metterli per farti bruciare, se poi se blocchi il capitale per prendere i tuoi soldi non puoi fare altro, beh certo, perché quelli sono i broker truffa, Lidia, i broker di CFD seri esistono, specifichiamolo, perché anche quello è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Poi, che significato hanno le zone verdi e le zone rosa su TradingView? Hanno un significato molto importante che, come vi ho già detto, vi spiegherò a gennaio. Adesso arriva la Lagarde in conferenza stampa perché è sulle 2:30, vediamo che movimento fa l'euro, ok? Se l'euro sale, pazienza, prendi allo stop, non ha tenuto i livelli, faremo altre valutazioni, ok? Il vero problema sono tutti i finti trader professionisti che mostrano solo i risultati in positivo, magari anche in demo. Quando voi vedete lo screenshot che vi fanno vedere dei telefoni, capite già subito, ragazzi. Poi, ok, me l'hai scritto 2 volte, sì. No, ma ragazzi, Alessandro, ma non mi ha fatto incazzare te, c'era un ragionamento che vi ho fatto, poi dovete sempre pensare alle cose al doppio lato della medaglia, no? È chiaro che mettere una differenza di 2 pips di stop non cambia nulla, ok? Non cambia nulla, ma non cambierà nulla perché la prossima volta, anche se lo metterai 2 pips sopra, ti prenderà lo stesso, ok? Ok, allora poi Mr. Player mi dici, ma esiste solo FTMO che tu sappia che propone queste challenge? No, non esiste solo FTMO, però FTMO secondo me è il migliore perché per rendimenti che ti offrono e per possibilità che ti offrono, ok? Gli altri sono tutti degli schemi un pochettino più complessi, io avevo provato a farne uno ma non mi è mai sinceramente piaciuto, ok?
Poi Floriano mi dice che dici DG, è un broker serio, non l'ho mai utilizzato, però è un broker serio. Quindi se DG c'è da fidarsi, Active Trades, tutti questi qua, ragazzi, se volete prenderli, prendeteli. Vedete anche Eurodollaro, stanno facendo un po' su e un po' giù. Adesso vediamo perché se va a ritestare questa zona qua alta e scende, un pensierino ce lo faccio, altrimenti no. Euro-yen siamo ancora a mercato e vediamo. Adesso qua vedete che il prezzo sale, e, ragazzi, bisogna stare a vedere poi, eh. Dovete scendere di time frame, voglio vedere un attimo qua. Vedete che comunque quest'area qua verde la sente, ha fatto quella porcheria lì un attimo sopra, questo qua, sto ragionando a voce alta se conviene entrare o non entrare, ok? Sull'euro-dollaro, però voglio vedere se si lascia dietro un po', qui questo qua lo riprovo, altrimenti no, eh? Vorrei che chiudesse almeno una candela, almeno a 5 minuti, 15 minuti, come ha fatto questa qua, fuori dal rettangolo verde ancora, perché allora lì potrebbe diventare interessante la faccenda, altrimenti no. Però vedete, ragazzi, la volatilità al momento non è che sia qualcosa di stratosferico e straordinario, eh. Vedete che euro dollaro tiene sta zona qua, ma la continua ad attaccare. Adesso arriva anche un po' di volatilità su. Sinceramente l'euro dollaro mi piace di meno dell'euro yen, visto così. Piuttosto preferisco aggiungere il carico su euro yen se magari mi dà un altro segnale di questo tipo, piuttosto che far qualcosa sull'euro dollaro, eh. Perché tra i due in questo momento veramente preferirei l'euro yen, però vediamo, vedete che l'euro dollaro non tiene la zona. Poi adesso ragazzi vola l'euro e finiscono i discorsi, cioè sapete che trading live con Simone si fa trading live, io metto in gioco le mie carte tutto qua insieme a voi, ma non per forza bisogna guadagnare come vi dico sempre. Dopo, prima che finisce la diretta, vi faccio vedere il perché ho fatto determinate cose ieri su GBP dollaro e su GBP yen e il perché ho rischiato l'1% dato che prima Giorgio me l'hai chiesto. Euro dollaro, sta zona verde, ragazzi, la sta sentendo bene bene. È chiaro che da qua anche mettere un rischio minimo tipo 0,1% mettendo uno stop sopra. A questo qua 1,21,28 non sarebbe male, però voglio vedere un attimo cosa fa, perché prima bisogna capirci bene, perché quando fa così che attacca, bisogna capire bene quello che vuole fare, perché comunque sta continuando ad attaccarne i massimi. È vero che comunque questa zona qua verde che ho segnato, che comunque è una bella zona, tiene, però c'è anche questa zona qua rosa da cui ieri avrei voluto far partire dei sell che poi non ho fatto partire, come avevo detto ieri mattina. Però vediamo, in questo momento probabilmente c'ha più forza anche lo yen, infatti vedete che col rispettivo lo sta portando leggermente un pochettino più giù, lo tiene un po' meno sui massimi. Adesso poi la Lagarde vediamo cosa dice, se qualcuno la sta seguendo. No, Manuel non la faccio vedere, che Manuel mi ha mandato l'immagine da mostrare, ma non la mostra. Andrea dice vale la pena mettere uno stop a zero su cosa? No, no, però ragazzi non ha dato neanche l'1 a 1 né niente, quindi stop a zero no, né su euro, se siete dentro su euro dollaro vabbè chiaramente non potete perché siete quasi in zona stop anche, ma su euro yen neanche,
Non ha dato neanche l'1 a 1 di rischio rendimento, se no si inizia a pasticciare. Lì lo stop a 0 si mette solo dopo che ha dato almeno l'1 a 1. Vedete che questa zona qua verde la regge. La regge, però voglio vedere bene. Tanto entrare qua, ragazzi, mi cambia niente, eh. Adesso poi vabbè, vediamo un attimo, anche perché siamo un'ora di diretta, vediamo un attimo che succede, poi eventualmente se non mi dà nessuno spunto interessante stacco, tanto abbiamo gli stop e i take inseriti nell'operazione di Euro-Yen, vediamo. Parate NZ di dollaro, un altro trade che ho preparato, qua se arriva qua si può per me shortare. Infatti vedete che qua ho già inserito l'allarme, gli mancano una quindicina di pips, ventina di pips. Vedete che euro-dollaro prova ancora ad attaccare la zona alta del rettangolo verde, la sente ancora leggermente, ma non svuota. Iniziano a essere comunque un po' di barre anche per la chiusura di H1 qua, Siamo a essere comunque a 21 candele, anche sull'orario, quindi comunque da considerare anche questo, Però vedete come in questo momento l'euro-yen effettivamente sia più, diciamo, meno long rispetto, improntato meno long rispetto all'euro-dollaro. No, no, mi sto trovando benissimo con TradingView, ragazzi. Si dà la possibilità di fare disegni, eccetera. Ogni tanto ci risultano i grafici un po' pasticciati, però se lo sai usare bene, va bene. Giuseppe mi dice, ciao Simone, scusami l'ignoranza, ma sono neofita, come calcoli 1 a 1, 1 a 3? In base a quanti pips di stop loss hai e quanti pips di take profit. In questo caso, ad esempio, euro-yen, a parte che qua su TradingView potete farlo anche che avete qualcosa che vi fa mettere direttamente la posizione. Però, per dirti, qua era da entrare da qua, da 60... Che ti rimpicciolisco un attimo, avevi da mettere uno stop a 126,71, ok, e avevi un target, anzi hai un target a 125,30, quindi questa zona qua, vedi che qua hai un rischio rendimento 1 a 12 su questa operazione, ok, rischio rendimento 1 a 12, lo calcoli in base ai pips di stop e pips di target. Lo tolgo che se no mi dà fastidio. Ragazzi, vediamo, è ancora 5 minuti massimo, poi se non succede nulla stacco. Tanto quello che ci avevamo da fare l'abbiamo fatto, abbiamo gli stop e i target. Voglio vedere un po' che succede, ma... Se tanto non ce n'è, non ce n'è, ragazzi, Provo a tirare anche questo, che potrebbe essere un altro impulso interessante, che siamo in zona. Vedete che anche questo qua, euro-dollaro, non l'ha retto, neanche questo rettangolo qua, questo qua anche da togliere. Questo da togliere. Adesso vediamo, siamo qua in presenza di questa zona. Però il prezzo adesso sta salendo e quindi chiaramente vedete che anche con la velocità con cui arriva su questo livello non è chiaramente buono, diciamo, provare al momento uno short, perché non ti dà grosso agio e grossa motivazione in questo momento di sentire questo livello qua e di scendere, vedete? Se lo mettete anche sul 5 minuti, vedete con che velocità sta arrivando su questo livello. Però vediamo un attimo. Euro-yen ancora nella zona lì di 60, prova a reggere ancora, magari va a fare anche una mini caccia qua sopra per poi scendere, però teoricamente
quelli che si erano messi short, si erano messi short da qua, dovrebbero averli fatti saltare qua. Se non tiene neanche questo livello, poi ragazzi, l'euro yen qua di livelli praticamente non ne ha più. C'è sopra questo qua che ho segnato, ma non è un livello granché importante. Vedete come, beh, adesso vediamo chiaramente questa zona qua di euro dollaro, adesso se la sente bene, se no bisogna cambiare completamente la valutazione dell'euro dollaro se non sente neanche questa zona qua. Vediamo un secondo, magari più indietro c'era qualcosa, ma questo qua ritestato qua, questo qua ritestato qua, ma no ragazzi, vediamo adesso. Ma vedi che sto facendo queste che io chiamo forchette, ma al momento non dà più spunti, Non dà più spunti, vediamo. Ragazzi, 2 minuti, se rimane ancora così chiudo la diretta, tanto non c'è nulla di straordinario da vedere. Tanto abbiamo gli stop, abbiamo i target, come vi ho detto, quindi poi l'operazione possiamo anche seguirla dopo. Tanto poi abbiamo i canali Telegram, se aggiungo ve lo dico. Ma al momento non penso di aggiungere, anzi. Anche comunque una debolezza da parte del dollaro adesso, perché qua anche l'NZ di dollaro ha dato un cambio di struttura, però anche lui non è che sia molto intrigante. Niente ragazzi, dai, io stacco, tanto qua di roba da vedere ne abbiamo vista, di roba da fare ne abbiamo fatta, abbiamo preso uno stoppettino, siamo a mercato con un'altra operazione e vediamo, ci sta anche che magari in alcuni giorni le robe funzionano un po' meno bene, eccetera, eccetera, vediamo comunque ragazzi, ok? Allora ragazzi, ci sentiamo domani alle ore 12:30 per la diretta di analisi dei risultati settimanali, grazie per la partecipazione. Abbiamo molto molto da vedere domani perché analizzeremo i risultati. Rimaniamo a mercato con euro yen, rimaniamo a mercato con questa posizione che abbiamo aperto prima, vediamo cosa succede e poi eventualmente facciamo dei ragionamenti. Ok? Ragazzi, buona giornata a tutti. Ho visto che qualcuno mi ha fatto qualche altra domanda, non me ne vogliate, stacco, che poi queste, diciamo, dirette, anche operatività live, mi stanca un po' anche a livello mentale perché è meglio essere tranquilli adesso, vedere la posizione come va. Ok? Buona giornata, ragazzi. A dopo, ci sentiamo poi sui canali Telegram e domani nella live delle ore 12:30. Buona giornata a tutti, ragazzi.